voi sarete chiamati a questa scelta importantissima. Sappiamo benissimo che le amministrazioni comunali, le amministrative per il comune, sono quelle che suscitano la maggiore partecipazione delle persone, perché il comune è la prima istituzione, dopo la famiglia, mi permetto di aggiungere, come vicinanza al cittadino. Però anche la scadenza che noi abbiamo del 4 marzo, quella delle elezioni politiche, è una scadenza fondamentale per la vita del Paese, perché nessuna comunità che vive chiusa nel proprio interno ha possibilità di sopravvivere. E allora Montecorvino Rovella è provincia di Salerno, è regione Campania, è Paese Italia, e questa scelta del centrodestra è la scelta, l'unica scelta di voto utile che possiamo dare, perché se non vince il centrodestra in questo Paese non ci sarà una maggioranza parlamentare, neanche con ipotesi di giudice, non ci sarà un governo, e per come ha ridotto questa nazione Renzi dal calcio all'economia, noi non possiamo più consentirci di avere passaggi a vuoto e scelte ancora una volta sbagliate. Naturalmente la cura a questa condizione di cancro nel quale l'Italia è stata relegata dal PD, dal centro-sinistra, non può essere l'aspirina scaduta del Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo visto nei comuni, nelle grandi realtà, a partire da Roma, dove non sono capaci di acquistare neanche un albero di Natale. E quindi noi dobbiamo portare questo vento di cambiamento all'interno di tutte le comunità, per fare in modo che riparta un nuovo progetto che sfratti anche coloro che sono stati complici del PD, del governo Renzi, perché se queste persone hanno preso per il passato tanti voti sul proprio partito è perché qualcuno gliele ha portate, a partire da De Luca e dalla propria discendenza. Peppino parlava del sindaco, io non ricordo neanche il nome del sindaco di Montecorvino Rovella, mi ricordo soltanto di un sindaco che, quando ero presidente della provincia, mi scriveva tutti i giorni per la questione delle frane, delle scuole. A me sembra, saluto l'avvocato Lello Ciccone, che è il candidato della coalizione in questo collegio uninominale, dicevo, ricordo un sindaco che mi scriveva tutti i giorni per la questione delle frane, per la questione delle scuole, dopo che la sua parte politica, quella del PD, aveva fatto questa orrenda legge di abolizione delle province, di tagli indiscriminati. Beh, Iannone è andato via perché ha terminato il suo mandato, ma mi sembra che i successori non hanno risolto il problema è lì. Oggi vanno sui territori a dire sì, ma noi non possiamo fare nulla perché le province sono state di fatto distrutte, e quindi i professori di ieri sono gli alunni asini di oggi. Questo è un altro elemento di disonestà intellettuale, amministrativa, politica, che va denunciato e sottolineato in maniera forte, perché evidentemente i cittadini hanno bisogno di una situazione di paragone, di comparazione. E allora io credo che anche gli errori del passato debbano servire per far iniziare delle nuove storie. E quindi al progetto politico che voi mettete in campo, che avete denominato Uniti per Rovella, io faccio l'in bocca al lupo a Peppino, a tutti gli amici che comporranno la lista, a tutti i dirigenti politici che concorreranno a questo progetto politico, ma soprattutto faccio il mio in bocca al lupo a Montecorvino Rovella, perché oggi amministrare qualcosa tra il difficilissimo e l'impossibile. E proprio per questo non si può sbagliare scelta, perché c'è bisogno di grande impegno, di dedizione quotidiana, di persone che si mettono a fare l'amministratore stando all'interno del palazzo, ma avendo anche la capacità di comunicarlo alle persone, quelle che possono essere le difficoltà, la capacità di risolvere e quant'altro. Io sono convinto che anche per la platea, che questa sera vedo molto qualificata, naturalmente saluto tutti senza ripetere i nomi perché rischierei di dimenticarne qualcuno, e poi l'ha fatto certamente in maniera completa Peppino, può veramente dare degli ottimi frutti
per Montecorvino Rovella, che è una realtà importante dei Picentini, è una realtà che deve assumere un ruolo di capofila e quindi ha bisogno di una classe dirigente che è rappresentata dalla politica e non solo, che sappia dialogare, sappia confrontarsi e sappia anche prendere le decisioni. In bocca al lupo a tutti.